Tutti questi paesi dell'Alta Valle montani avevano un panificio che faceva il pane solo una volta al mese, quindi tutte le famiglie tendenzialmente finivano prima la quantità di pane che prendevano. Ognuna di queste famiglie aveva in casa una piastra dei gofre, che probabilmente arrivavano in Alta Valle tramite i flussi migratori che passavano oltre Alpe per andare nei vari conventi. Queste piastre, infatti, si dice che fossero quelle che venivano usate per fare le ostie, poi modificate proprio per fare il gofre. Il gofre quindi è un pane fatto con acqua, lievito e farina. Noi nei nostri chioschi manteniamo la vecchia ricetta, non aggiungiamo né latte né le uova, quindi ci va qualche minuto in più per farlo, però poi il risultato è quello che si otteneva un tempo. Veniva messo il lardo, la pancetta. Si poteva fare con la marmellata al miele o semplicemente mangiarlo poi come pane nel minestrone, nella minestra con gli avanzi che c'erano, insomma. Quindi è un prodotto che arriva come prodotto estremamente povero, oggi invece è diventata una golosità per tutti. Noi abbiamo iniziato nel 2008 questo chiosco, il 26 dicembre 2008, da un'idea nata da mio papà. Poi mio papà purtroppo è mancato e io ho deciso di provare a fare questa cosa che lui ci aveva lasciato come idea. Siamo io, mia mamma, mio fratello, le mie cognate. È un'iniziativa nata, come dicevo, dall'idea di mio papà che ci teneva a far scoprire un prodotto tipico come il gofre, che spesso viene sottovalutato perché è cugino diretto dei waffle francesi e belgi, se vogliamo, che sono un dolce. Invece questo, che è un pane, viene sempre sottovalutato e non ben conosciuto. Adesso vi faccio il gofre. La piastra viene unta con del lardo naturale. La particolarità di queste piastre è che si unge la piastra ma non si unge il prodotto, quindi il gofre non rimane un prodotto unto ma è un prodotto secco. La pastella chiaramente l'abbiamo fatta molto prima perché deve lievitare almeno 4 ore perché è un pane, però a differenza del pane questo ha l'acqua dentro, molta più acqua, non a caso perché una volta appunto la farina veniva macinata solo in un dato periodo e ogni famiglia ne disponeva di pochissima, quindi doveva durare per tutto l'anno. Si mette la pastella all'incirca per 4 minuti all'interno della piastra in ghisa, il gofre è pronto e poi lo facciamo con magari della marmellata al lampone, che anche una volta era molto usata. Cause I'll miss you at all.